parola a Mauro Summa Milan TV, siamo con Stefano Pioli e con Teo Hernandez. Buongiorno mister, grazie. Buongiorno. Laura, buongiorno mister, buongiorno Teo. Mister, negli ultimi, domani è Champions evidentemente, negli ultimi tre campionati è successa una cosa particolare, quasi asimmetrica fra Milan e Napoli. Tre vittorie Milan a Napoli, tre vittorie Napoli a San Siro, un dato particolare. Domani si azzera veramente tutto, però gli ultimi tre campionati, che sono i tre precedenti, dicono che c'è sempre stato molto equilibrio fra queste due squadre. Lo rivedremo in campo nei 180 minuti di Champions, mister? Credo di sì. Però è tutta un'altra cosa. Domani comincia la prima delle due sfide, quindi una partita che giocheremo su 180 minuti. Chiaro che le prestazioni del campionato ci hanno dato delle indicazioni, ma è impossibile ripetere le stesse partite. Quello che sappiamo è che dobbiamo giocare una grande partita per essere all'altezza di un avversario così forte. Sky. Teo, tu sei arrivato al quarto anno di Milan e allora ti chiedo se senti tu e vedi i tuoi compagni dello spogliatoio che questa sia veramente la partita più bella, speciale da giocare di questa tua parentesi al Milan. E poi ti chiedo se il 4-0 del Maradona ha spostato un pochino quelli che sono gli equilibri, le motivazioni, la confidenza che avete, l'autostima che avete affrontando il Napoli domani sera. Sì, no, bueno, è vero che noi abbiamo avuto tante partite belle, ma penso che quella di domani è una partita molto bella e molto importante. E qual è la seconda domanda? Se il 4-0 del Maradona può aver cambiato un po' gli equilibri di questa sfida. No, io penso di no. Penso che la partita di domani è un'altra partita. No, non è uguale la partita di campionato che quella di Champions. E ci aspettiamo un Napoli forte come sappiamo, ma noi abbiamo preparato molto bene questa partita per giocare domani. Mediaset. Sì, già fatto naturalmente il mister, quindi a Teo chiedo intanto se tu ti senti un po' un modello, un esempio. Sei arrivato, eri un po' una scommessa in uscita, ha creduto molto in te Maldini, poi sei cresciuto tantissimo, adesso sei tra i più forti nel tuo ruolo, quindi ti chiedo che cos'è diventato e cosa senti per te quando indossi questa maglia il Milan, al punto di dirti, e questa è la seconda domanda, vado subito al sodo, se ti senti come uno dei prossimi candidati al Pallone d'Oro. No, per me essere il vice capitano del Milan è un grande onore. Come ho detto sempre, dal primo giorno che sono arrivato qua sono stato felice. Anche il mister Maldini e Massara mi hanno aiutato sempre, tutti i giorni. E dopo quello del Pallone d'Oro non si sa mai, ma adesso dobbiamo pensare alla partita di domani. Però ti piacerebbe. Sì. Andiamo dalla Rai in fondo. Cioè, ma Pallone d'Oro Teo Hernandez con tutti i calciatori che ci sono, dai, ma lo stesso Teo si mette a ridere, dai, è proprio una battuta, ma a volte certe esagerazioni veramente sono imbarazzanti, meglio riderci sopra, ma per piacere, dai, andiamo avanti. Teo, è vero che il Milan deve pensare soltanto a fare il Milan e non deve preoccuparsi dell'avversario, ma sapere di avere un Osimhen non al 100% di fronte probabilmente non giocherà. Cambia qualcosa in voi? No, no, non cambia niente. Sappiamo che il Napoli ha dei grandi giocatori, tutti sono forti, si gioca si meno, si non gioca. Penso che quello che gioca domani lo farà bene. Andiamo dalla Gazzetta dello Sport, di qua, grazie. Una domanda a testa, comincio da Teo, se vedi questa come una delle tappe della tua vita milanista, se ti immagini qui anche tra 5, 6, 7 anni a giocare partite, se c'è una partita del passato in Champions del Milan che ricordi particolarmente. Come? Se c'è una partita del Milan in Champions del passato che ti ricordi particolarmente, 2003-2007, o se vedi questa come una partita, una delle tante partite della tua vita al Milan, cioè tra 5 anni, tra 10 anni sarai ancora qui con il Milan a giocare in Champions, è quello che sogni? Sì, quello che sogno è restare qua il tempo più possibile.
Dopo è vero che non si sa mai, no? Il futuro io solo penso adesso e penso alla partita di domani, che è la partita più importante che abbiamo, e dopo vedremo. Andiamo. E per il Milan, posso, per il mister Secco, 1-0 Milan domani firmerebbe? Noi dobbiamo giocare una grande partita, questo sicuramente, perché l'avversario richiede un grande livello di gioco, e questo abbiamo, su questo siamo concentrati. Corriere della Sera, prego. Per Stefano, il tuo Milan in questa stagione ha avuto dei picchi, diciamo, in alto e in basso, anche negli ultimi tempi. Allora ti chiedo, qual è la qualità che deve avere domani il tuo Milan domani e nella gara di ritorno, e qual è invece il difetto che non deve avere per passare il turno? Grazie. Deve giocare una partita con attenzione in tutte le situazioni, perché affrontiamo un avversario che ha una qualità alta, che sa approfittare di ogni tuo singolo errore per creare situazioni pericolose. Quindi credo che l'attenzione e la qualità di gioco deve essere molto alta. Non possiamo abbassare questo livello di attenzione, di concentrazione, di comunicazione tra di noi, perché, ripeto, il livello è molto alto. Scusate un attimo, ci sono domande in inglese? Colleghi? No. Andiamo da Tele Lombardia, allora. Se posso, due brevissime. Mister, come fa una musichetta a cancellare, ad annullare un divario così ampio che invece c'è in campionato? E a Teo, tu la Champions ce l'hai tatuata, l'hai vinta, può questo Milan vincerla? Sì, penso che sì, possiamo vincerla, ma come ho detto, la cosa più importante è giocare la partita domani, fare quello che sappiamo fare. Abbiamo lavorato bene questi giorni per dare il massimo domani. Quello che succederà dopo non si sa. Noi dobbiamo pensare a questa partita di domani, che è molto importante. Il campionato è un'altra storia, e nella Champions abbiamo dimostrato di essere all'altezza, e quindi dobbiamo giocare al nostro livello. Dobbiamo giocare una partita di grande intensità mentale soprattutto, e giocarci tutte le nostre possibilità, perché credo che abbiamo le possibilità per fare bene in queste due partite. Franco Ordine, poi a seguire Area. Sì, buongiorno, una domanda per Stefano Pioli e una domanda per Teo. La domanda per Stefano Pioli è questa: qualche giorno fa Maldini, parlando con alcuni tifosi milanisti di Kiev, ha detto che nella squadra ci sono alcuni esponenti sognatori e alcuni realisti. Volevo sapere tu a quale delle due schiere appartieni? Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto l'anno scorso, e quindi sognare ci fa bene. La domanda che volevo fare invece a Teo è questa: si gioca molto anche l'immagine del calcio italiano domani sera, che sarà vista in tutta Europa e probabilmente anche in gran parte del mondo. Siete consapevoli anche di dover in qualche modo onorare la forza e, diciamo, anche in questo momento il blasone del calcio italiano? No, non devo onorare niente, perché penso che tutto il mondo sa che il calcio italiano è molto bello e molto importante, e penso che tutti lo sanno. Area. Prima. Ciao Stefano, ieri Guardiola ha detto che più si gioca la Champions più si abitua a giocarla, ma vista le due squadre, tutte e due abbastanza giovani, la storia del Milan scenderà in campo domani? Beh, scenderà in campo San Siro, e sicuramente il lavoro di squadra ti fa rendere di più e ti dà più possibilità di vincere, quindi sicuramente i nostri tifosi ci daranno la spinta per giocare al massimo. Ciao, e Teo, volevo chiederti, visto che hai fatto i mondiali fino alla fine, tu e Giroud, sentite una responsabilità maggiore per caricare i vostri compagni per l'abitudine che avete di fare sfide così importanti? Sì, noi carichiamo sempre i giocatori, no? Penso che come me, come Giroud, siamo dei giocatori importanti in questo Milan,
E dobbiamo parlare con i giocatori per domani scendere in campo al massimo e fare tutto il possibile per vincere questa partita. La stampa, Stefano Scacchi. Sì. Buongiorno mister. Buongiorno. Può aiutarvi in qualche modo forse il fatto di arrivare alla partita un po' più leggeri del Napoli, nel senso che il Napoli ha questo enorme vantaggio in campionato e quindi forse ha più da perdere in qualche modo? Questo non dico che vi dà la leggerezza dell'outsider, però forse vi può aiutare in qualche modo dal punto di vista mentale. Grazie. Non credo, perché stiamo parlando di Champions, stiamo parlando di Milan, stiamo parlando della storia, stiamo parlando dei nostri sogni, quindi siamo sereni perché sappiamo, come ha sottolineato Teo, di aver preparato nel miglior modo questa partita, quindi saremo assolutamente determinati, ma dobbiamo giocare con l'entusiasmo che conosciamo, che sentiamo dentro, ma tutte e due le squadre saranno motivatissime, perché è chiaro che andare in semifinale o provare a vincere la Champions sarebbe un traguardo fantastico. In fondo, Prian. Buongiorno mister. Buongiorno. Se teme qualcosa di questo Napoli, cosa sarebbe? Il Napoli è la squadra che ha fatto più gol in questa Champions, la seconda squadra dopo il Bayern Monaco che ha vinto più partite, e quindi è chiaro che è una squadra di altissimo livello, ripeto, di altissima qualità, ma è normale che sia così perché siamo rimasti in otto, quindi tutte le squadre sono forti, ma altrettanto abbiamo le nostre qualità da mettere in campo. Di là andiamo. Marco Cucco, il mio Napoli.it. Per il mister, è vero che in Champions, come dice lei, cambia tutto, ma in campionato è riuscito un po' ad imbrigliare il gioco di Sarri e il gioco di Spalletti, e le chiedo se la trama tattica non cambia, sia quella, e se questo ne dà un pizzico, diciamo, di favoritismo in più nella sfida, nella doppia sfida. No, io credo che le percentuali siano uguali per le due squadre, perché partiamo da 0-0, due sfide molto, mi aspetto due sfide molto, molto equilibrate. Dal punto di vista tattico, chiaro che noi abbiamo preparato le nostre situazioni, le nostre cose, credo che ci possiamo anche aspettare da Napoli qualcosa di diverso, quindi dovremmo essere molto bravi a capire se loro porteranno dei cambiamenti rispetto alla partita di campionato. Prego, Asso. Per Teo, da quando sei arrivato al Milan hai vissuto una cavalcata straordinaria, il ritorno in Champions League, il primo scudetto, ora anche il ritorno ai quarti di Champions dopo 12 anni. Che importanza ha questa gara per te nella tua avventura milanista, la sfida di domani? L'ho già detto, per me è una gara importantissima. Non so, l'ho già detto, è una partita molto importante che dobbiamo lavorare bene. Bueno, come ho detto, abbiamo lavorato bene per scendere in campo al massimo. Dopo anche siamo a San Siro, che non siamo in 12, perché siamo con i nostri tifosi che tutti i giorni stanno lì con noi, e quella è la cosa più importante. Calciomercato e poi Sport Italia. Per Teo, volevo farti una domanda più sulla partita. Se il 4-0, una delle partite più belle che avete disputato negli ultimi anni, negli ultimi due anni, è una base di partenza anche per voi, per i giocatori, per annullare quel gap di cui abbiamo parlato in tanti in questa conferenza stampa, è una nota anche di colore, nel vero senso della parola. I tuoi capelli sembrano più azzurri perché in testa il Napoli, e se dovessi passare il turno cambierai il colore di capelli? No, l'ho fatto così blu perché il 7 era il compleanno del mio bambino, e per quello l'ho fatto, ma non è per la testa al Napoli, niente di quello. E dopo per il 4-0, come ho detto, non è niente, quella partita è stata giocata, adesso dobbiamo pensare a questa di domani e basta. Sport Italia. Una per mister, una per Teo. Mister, lei ha parlato di che vi siete preparati per un eventuale cambiamento anche del Napoli. Come eventualmente cambia l'approccio con un Napoli con Kvara a prima punta? Poi per Teo, se questa cavalcata in Champions sta lavando un po' di delusione per la finale del Mondiale. Grazie. Non so chiaramente che scelte farà Spalletti negli uomini, ma quando parlavo di cambiamenti penso che magari possa avere un atteggiamento diverso in fase difensiva. Non so se ci verranno a prendere, non so se ci aspetteranno, non so se saranno aggressivi, non so come costruiranno, ma
noi abbiamo, i miei ragazzi adesso hanno una conoscenza del campo, delle situazioni, che devono capire che comunque l'avversario comunque si schiererà, qualche spazio ce lo concederà, e dovremmo essere bravi a capire quale, su quali spazi cercare di affondare di più. No, è vero che tutti i giocatori vogliono vincere, no? Dopo il mondiale è vero che dopo quella finale lì che abbiamo perso stavo un po' male, ma adesso sto tornando a quello che sono e basta. Adesso la Champions è la cosa più importante che abbiamo, questa partita di domani, come ho detto sempre. Corriere dello Sport, Antonio Vitiello. Ciao mister, buongiorno. Ciao, buongiorno. Si è data una spiegazione del perché il Milan, soprattutto nel 2023, sta andando avanti con tanti alti e bassi, cioè fa delle belle prestazioni, grandi prestazioni col Tottenham, col Napoli, e poi successivamente o pareggia o perde, insomma, come mai? Qual è il vero Milan? Se quello col Tottenham o quello con l'Udinese o la Fiorentina, per esempio? In questo momento conto solamente che Milan sarà domani, e poi dopo tutte le valutazioni, tutte le situazioni le valuteremo a fine campionato, perché la stagione è ancora molto lunga, ancora molto, molto importante, e questo finale di stagione determinerà, ripeto, la positività o meno della nostra stagione. Grazie. Prego. Prima, un'ultima fila di là, Telea. Ciao Teo, sicuramente sei uno dei terzini più forti al mondo, ma direi definirti terzino è un po' riduttivo, perché ti vediamo muoverti in campo da esterno, interno di centrocampo, il vero terzino moderno dei giorni d'oggi. Anche Giovanni Di Lorenzo, lo sai, capitano del Napoli, ha iniziato quest'anno questo percorso di modernizzazione del terzino. Ti chiedo se vedi delle similitudini o delle differenze tra voi due. No, siamo due giocatori diversi, non si può comparare a Di Lorenzo con me. Lui ha una cosa più forte, anche io ho un'altra cosa più forte, dipende, non siamo giocatori simili. Andiamo da Tutto Mercato Web. Ciao Teo, tu sei il punto fisso, secondo me, delle due fasce sinistre più forti al mondo, per le nazionali Teo Mbappé, per il Milan, mio modesto parere, per i club Teo Leao. Secondo te, avendo giocato con tutte e due, cosa manca a Leao per arrivare al livello di Mbappé? Sono due giocatori diversi, però cosa manca? Ecco, se magari ti piacerebbe confermare queste due fasce anche per i prossimi anni. Grazie. No, non lo so, è vero che sono due giocatori fortissimi, incredibili, ho la fortuna di giocare con tutti e due, ma è vero che Rafa deve migliorare qualche aspetto, e quello è la cosa del mister che deve fare. No, ma e dopo quello non si sa, dopo è lui che deve vedere che cosa deve migliorare, ma sono tutte e due forti. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. Cosa dire? Beh, non c'era null'altro da aspettarsi da una conferenza. Tattiche di gioco o interpreti già assegnati non se ne è parlato, quindi diciamo che il Milan tenterà di fare la solita partita come è abituato a farla con Napoli. Il Napoli deve trovare le misure giuste e andare con propositi diversi, perché lo sappiamo, la Champions i nostri ragazzi l'hanno affrontata molto diversamente da tutte le altre competizioni, e l'unica differenza è che in questo caso qua non è una squadra straniera ma un'italiana, e a tutti quelli che hanno brindato quando ci sono state l'estrazione, gli abbinamenti, hanno gridato è la vittoria, no? Quando hanno saputo che incontravamo il Milan, io sentivo tanti che dicevano il Milan, speriamo che prendiamo il Milan. Vabbè, il Milan non è facile, il Milan, cioè veramente dobbiamo avere anche tanta fortuna, e con fuori Osimhen abbiamo anche poca fortuna. Comunque speriamo di portare un risultato a casa positivo da parte nostra, ok? Ciao.
Ciao, Forza Napoli, a domani. Ciao.